Presentato oggi il progetto per riqualificare la banchina del porto di Pescara, redatto dall'autorità del sistema portuale del Mar Adriatico Centrale, che ha sede ad Ancona, su proposta del consigliere comunale Riccardo Padovano. Un progetto che permetterà di agevolare il lavoro dei pescatori e permetterà la messa in sicurezza della banchina. Il bando riguardava i progetti FEAMP, di cui era previsto anche che le autorità portuali potevano presentare il progetto. Noi abbiamo fatto sapere all'autorità portuale di presentare un progetto che era un'esigenza della marineria, che riguardava un locale di cattura, un riparo per cucire le reti. Abbiamo fatto vedere l'immagine, gente che per terra si mette a cucire le reti, e poi abbiamo pensato che forse in questa banchina c'è bisogno dei bagni. E quindi queste tre cose hanno consentito all'autorità portuale di vincere col progetto il finanziamento. Sì, 580.000 euro di denaro pubblico per riqualificare le due golene sud e nord del fiume in un'ottica di maggior sicurezza, di maggiore accessibilità, evidentemente a servizio degli operatori del mare, e anche la creazione sulla banchina di spazi aggregativi che diano anche, restituiscono un po' di dignità al lavoro, che è anche un lavoro duro. E in un'ottica naturalmente di valorizzazione del porto, e ne parlavamo prima, noi è visibile il fatto che è stata tagliata la diga foranea, è un fatto ed è un passo, ma ne devono seguire degli altri, perché l'attuazione del piano regolatore portuale prevede l'allungamento dei due moli che ci sono, e questo favorirà una, diciamo, migliore circolazione delle acque, una migliore qualità delle stesse, con riflessi positivi anche sulla balneazione.